Buongiorno ragazzi, oggi voglio farvi vedere il mega faretto che è uscito oggi alla Lidl. È un faretto, tutti diranno, ma è un classico faretto normale a LED. Cos'è che può avere di speciale questo faretto? Ragazzi, io questo, per prendere questo faretto stamattina mi sono svegliato all'alba, sono arrivato al Lidl e c'era la cesta piena, praticamente non se l'è filato nessuno. Meglio così perché non sanno che cosa si sono persi. Vi spiego subito di che cosa si tratta questo io non saprei nemmeno come descriverlo, se non quasi anche un salvavita o un attrezzo che diventerà sicuramente uno dei più utilizzati nella mia officina. Ovvero è un faretto, a parte la potenza di questo faretto che è orientabile e tutto, vedete, potete orientarlo dove volete e poi anche andarlo a bloccare, ma è un faretto che ha la potenza di ben 2300 lumen, ragazzi, 2300 lumen. Tutti diranno: ah, vabbè, ma cosa vuoi che siano 2300 lumen? Ok. Perfetto, 2300 lumen, magari non sono nulla, ma venite un attimo a guardare qua dietro cosa c'è. La peculiarità di questo faretto, ragazzi, è che è possibile utilizzarlo oltre al suo cavetto di corrente. Adesso ve lo faccio un attimo vedere, ve lo accendo da dietro perché prima l'ho acceso davanti, guardandolo davanti, praticamente mi sono sparaflesciato come Man in Black. Per un attimo non ho più capito chi fossi. E niente, guardate, allora ve lo accendo da dietro. Guardate che luce che fa. Adesso lo giriamo, cerco di non abbagliarmi. Ecco qua, ovvio che attraverso il video sembrerà fioca. Dopo andremo a fare un po' di test anche fuori in notturna, vi faccio vedere che razza di faretto è. Dicevo, 2300 lumen di potenza per un faretto di questo tipo, un bel faretto grosso, però è leggero, non è pesante. E è un faretto da utilizzare in officina, illumina veramente a giorno, qualsiasi lavoro state facendo in una stanza o in uno stanzone ve lo illumina tranquillamente, potete lavorarci. Quindi vi dicevo, la peculiarità di questo faretto ha due intensità di luce, nel senso potete utilizzarlo o al massimo o così, che voi ovviamente non potete notare la differenza. Vediamo se da questa parte si riesce a vedere. Praticamente viene acceso, questa è la metà e questo viene spento. Intensità massima, intensità media e spento. A due intensità praticamente si abbassa del 50%. Ma qual è la peculiarità? Ah, adesso è entrato in modalità SOS, vedete, lampeggia perché ha diverse modalità anche. Vedete, adesso sta facendo i segnali. Poi se teniamo premuto entra anche in una modalità che incomincia a fare l'SOS. Ma qual è la peculiarità? Non è solo questa, perché non funziona solo a corrente, perché uno dice sì, vabbè, grazie tante, 2300 lumen con un cavetto a corrente lo fanno tutti, qualsiasi, anche dai cinesi trovate un faretto del genere, ok? Ma io vi voglio far vedere una cosa. Tolta lo spinotto di alimentazione, che può, quindi vi dicevo, può funzionare benissimo con la corrente, ragazzi, guardate con che cosa funziona. Con due cose. Prima di tutto, con le batterie, quelle 12 volt. Avete presente le batterie, quelle piccoline degli attrezzi, tra virgolette, quelli più maneggevoli della serie Parkside, che ci sono da 2 o da 4 ampere, ok? 2, 4 ampere. E attraverso questo adattatore noi andiamo a inserire la batteria, vedete, l'andiamo a caricare qua dietro. Guardate, si inserisce questo adattatore direttamente qua dietro. Aspettate, se ho inserito. Ok, una volta che l'adattatore si è inserito, aspettate che sennò poi mi spara flash di nuovo. Andiamo qui e, signori, si accende il faretto senza più i cavi, vedete? Non ha più cavi e ve lo potete portare in giro con le batterie, quelle 12 volt, ok? Vedete? Tra l'altro una batteria da 2 A, 12 volt, vi dura in modalità massima, quindi non al 50%, modalità massima 50 minuti, o almeno viene dichiarato sulle istruzioni sulla scatola, riporta 50 minuti di autonomia con la 12 volt 2 A, con la 4 A 100 minuti si alza l'autonomia, quindi voi per 100 minuti siete coperti. Ok, ma non è solo qui perché ah, vabbè, ma le batterie 12 volt, che cosa ci vuole? Che come mai? Com'è la cosa? Come non è? Ok, benissimo. Voi potete anche toglierla l'adattatore. Ora, se
togliendo potete anche inserire la batteria, quella, vedete? E poi andate qui a innestare e innestate anche la batteria, vi funziona con la batteria quella 4A 12 volt, sempre 12 volt, 100 minuti, vi dura 100 minuti. Quindi la peculiarità qual è? Che si può utilizzare sia a filo, sia con le batterie, quelle piccoline. E sia ragazzi, adesso arriva il bello, perché voi magari lo state già sospettando, siete lì che state aspettando di dire, dimmi Stefano che funziona anche con le batterie quelle da 20 volt. Ebbene signori, anche la batteria da 20 volt, voi la inserite qua dietro, girate la vostra lampada e tac, potete usare anche le batterie 20 volt. Cosa vuol dire le batterie 20 volt? Vuol dire che gli potete mettere su la 2A, la 4A o la 8A. Adesso non sto qui a dirvi i minuti, ma mi sembra che con la 4A arriviamo quasi a 3 ore di autonomia, 3 ore per il faretto. Quasi, quasi 3 ore ve le dovrebbe fare in modalità full. Poi se le utilizzate in modalità economica, ovvero abbassate un po' la luminosità, che ve la dimezza del 50%. Dovrebbe durare anche più di 3 ore, 3 ore e mezza, io credo che duri. E questa è la cosa veramente, ragazzi, spettacolare di questo faretto che veramente io lo stavo aspettando come il pane. Difatti, non l'ho tanto pubblicizzato sul gruppo perché ho detto speriamo, perché altrimenti, come al solito, l'orda barbarica va e non me ne lascia neanche una. E quindi vi dicevo ragazzi, veramente, veramente è un prodotto eccessivo. Io penso che più di 2300 lumen, nemmeno queste arrivano a tanto, o almeno sono le 12 volt, ma non durano come può durare un faretto di questo tipo. Poi, tra l'altro, la cosa interessante è che questo faretto, vabbè, al di là, come vi dicevo prima, potete orientarlo come dove volete, ma qua sotto ha persino gli attacchi, vedete, che potete metterlo sul cavalletto, tipo questo cavalletto qua, vedete? Adesso vediamo un po' se riusciamo. Ha l'attacco per poterlo attaccare qua sopra e quindi andate alla fine a utilizzare un cavalletto, se magari siete in un cantiere da qualche parte, voi potete prendere, avvitare qua sopra il faretto e lo utilizzate con un cavalletto in modo da alzarlo. Ci sono tutti e due gli attacchi, sia l'attacco, vedete, sia l'attacco quello da un quarto di pollice che quello più grande da 5 ottavi, vedete? Quindi con un cavalletto dovrebbe riuscire a diventare anche più fruibile. Ma non solo il cavalletto, io ho visto qui che addirittura, adesso lo spostiamo un attimo, addirittura qua sotto ha anche un gancio, nel caso voi dovete appenderlo da qualche parte, vedete come sto facendo io, poi dovete orientare la luce magari sul bancone, andate ad accenderlo e vi ritrovate il bancone ben illuminato e il faretto appeso. Quindi ragazzi, io ve lo sto un attimo facendo vedere perché secondo me è uno di quei prodotti che diventa un best buy, uno di quei prodotti davvero. Ecco, mi sto sparaflesciando, poi dopo vedo le lucciole per diversi minuti. È un prodotto, dicevo, aspettate che andiamo a spegnerlo. Allora, qui, tac. È uno di quei prodotti che secondo me vi cambiano il modo di vedere le cose, di lavorare anche, perché veramente con tutte queste modalità, con l'adattatore 12 volt, addirittura se avete poi possibilità della corrente, lo attaccate a corrente. Veramente, secondo me, è un prodotto valido, valido. Io l'ho già provato, l'ho testato, ma adesso venite fuori con me che lo proviamo di notte e vi faccio vedere veramente che tipo di luce fa. Lo proviamo magari di notte e poi lo andiamo a provare anche magari in una stanza buia, proviamo spento e acceso e vediamo che effetto fa. Seguitemi. Allora, facciamo un attimo il test. Lì c'è uno di quei faretti, infatti, che si spengono e si accendono con il rilevatore di movimento. Adesso lì c'è una catasta di legno, purtroppo non si vede nulla. Lì c'è la strada, come vedete. Adesso proviamo ad accendere il faretto, vediamo quanta luce fa. Andiamo ad accenderlo. No. Cioè, signori, è giorno. Illumina a giorno, non so se si vede. C'è una roba veramente impressionante, non pensavo. Cioè, ma guardate che roba. Guardate che roba che è! Cioè, è impressionante! Non immaginavo una roba del genere. Adesso vi faccio vedere, aspettate,
chiudo, scusate, ok, adesso mi avvicino e vi faccio vedere invece i faretti, quelli che ho montato sempre della Parkside, che rilevano il movimento. Ecco cosa fanno, uno li accendo tutti e due e questa è la luce che fanno alla casta lì, alla legna, vedete? Guardate, vedete che tipo di fascio di luce fanno? Guardate, ve lo faccio vedere. Questa è la luce che fanno i due faretti che vendono, quelli della Lidl, della Livarno, che mi illuminano la legna, li ho messi per l'inverno. Adesso vi accendo. Cioè, signori, ma guardate che roba. Praticamente si sono spenti. Vado a spegnere e si spegne del tutto. Bene ragazzi, siamo tornati qui in officina da me e io non so cosa dirvi, ma è una roba veramente mostruosa questo faro qui. Io magari posso capire che attraverso il video non può rendere quanta luce effettiva fa, ma vi assicuro che dal vivo, anche perché poi quando l'ho appoggiato per terra mi sono accorto dalla ripresa che sembrava una luce perché ovviamente si disperdeva sul terreno, ma tirandolo su ad altezza uomo, illuminando anche la casa in alto, veramente illuminato a giorno, ma io non oso immaginare se ne avessi comprati due di questi affari qua, tanto di batterie ce ne ho a iosa, cioè, ma vi rendete conto due di questi fari che luce riescono a fare veramente in un giardino all'aperto, ma anche veramente in un cantiere dove si sta in uno stanzone, si sta verniciando, si sta facendo, si riesce a vedere a giorno veramente come se ci fosse la luce quella naturale, ecco, perché è una cosa, io li reputo per il momento è la lampada più potente Parkside, più potente, e anche quella che offre la combinazione di utilizzo rispetto alle altre incredibile, che nel senso che si possono utilizzare la corrente, le batterie da 12 volt, le batterie quelle da 20 volt fino alle 8 ampere. Secondo me sto piccolo mostro è veramente un oggetto da non lasciarsi scappare. Poi vedete voi, vi assicuro, dal vivo è qualcosa di impressionante. Bene ragazzi, ho detto tutto, come al solito ho fatto i miei video super lunghi, se avete qualcosa scrivetemelo giù sotto nei commenti e io per il momento vi mando un grosso abbraccio, ciao a tutti ragazzi!